Ciao a tutti, oggi vi parliamo di Asphalt 5, nuovo gioco Gameloft, uscito poche ore fa su App Store. Questo è il classico video introduttivo, andiamo avanti. Allora, diciamo subito che questo gioco è molto arcade, quindi poco simulativo, ha una buona grafica. Ed è sicuramente divertente, un buon gioco di corse, sicuramente migliore rispetto al capitolo 4 che abbiamo già recensito su iPhone Italia. Vediamo un po' le varie modalità di gioco. Abbiamo corsa libera, quindi una gara veloce tra varie piste sbloccate, carriera in cui dovremo superare diversi obiettivi, diversi eventi, diverse piste. Abbiamo quindi non soltanto lo scopo principale, che è quello di vincere le singole gare, ma anche quello di totalizzare il tempo migliore, di inseguire una determinata macchina, ecco, quindi diversi obiettivi. Modalità carriera, possiamo anche modificare la nostra auto, vedete, messa a punto, aspirazione, marmitta, turbo, possiamo modificare e potenziare diversi elementi, il turbo, il nitro, il controllo della vettura. Possiamo anche modificare la vernice. Ecco, possiamo sbloccare delle ragazze, tanti livelli superiori. Bisogna dare le statistiche e gli eventi. Vi faccio vedere, ad esempio, vedete, ad Aspen l'obiettivo è quello di vincere la gara. Abbiamo ad esempio che invece inseguire, cioè eliminare un determinato numero di avversari per vincere la gara stessa. Quindi gli obiettivi sono vari e diversi. Abbiamo la modalità multigiocatore, vedete, online. Bisogna quindi avere un account Gameloft Live. Io ho provato ad entrare, ma non ci sono stanze libere, però in alternativa si può gareggiare sempre online da soli, e il risultato, il tempo finale, viene poi memorizzato nella classifica online. Se troviamo altri giocatori, possiamo gareggiare fino a 6 in singole gare. Abbiamo poi le opzioni, soprattutto importanti per quello che riguarda i controlli, quindi accelerazione automatica. Io l'ho disattivata, scegliere i vari tipi di comandi, cioè accelerometro, tattile o volante, li vedremo dopo. Modificare poi alcune impostazioni come audio e lingua. Andiamo a vedere quindi la gara vera e propria. Scegliamo una delle macchine disponibili, per ora sono solo due, la Nissan e la Mini Cooper. Poi vedete, ce ne sono altre da sbloccare. Adesso il controllo prevede l'accelerometro per girare. Ho messo l'accelerazione manuale, quindi avremo due pedali, uno per accelerare, uno per frenare, e il pulsante per il nitro. Vediamo un po' la gara. Anche io in questo caso ho modificato le opzioni, quindi adesso vedete, giro con scherzo, qui freno e qui ho il nitro. Per quanto riguarda gli incidenti, le auto non si fanno nulla, quindi non ci sono danni, faccio vedere. Ecco perché risulta un gioco molto arcade, però la grafica è ottima, anche i giochi di luce sono ben implementati. L'audio è buono, possiamo anche selezionare dei brani che abbiamo
faccio vedere anche altri tipi di comando. Con accelerometro, accelerazione manuale. Come dire, la giocabilità è buona, anche se io la trovo molto molto semplice, quindi vedete, non vado fuori strada, se colpisco un'auto girare non è difficile, quindi ripeto, è un gioco molto arcade, se vi piace un gioco di questa pop simulativi sicuramente apprezzerete questa scelta di game. Quindi vi faccio vedere l'ultimo tipo di controllo per quanto riguarda lo sterzo. Abbiamo visto prima il volante e abbiamo poi quelli tattili. Quindi vedete, giro in questo modo, toccando il display. Sicuramente il migliore è l'accelerometro, anche quello diciamo più immedesimativo. Vedete, ci sono anche altre auto, non solo quelle che gareggiano durante la gara. Cosa dire, il gioco non è affatto male, non è sicuramente il miglior gioco di corse presente su Apple Store, ma come vedete anche poi sui voti che metteremo su iPhone Italia, questo titolo della Gameloft risulta comunque giocabile, molto divertente e soprattutto da apprezzare per la scelta di implementare il multiplayer, che mi ripeto non ho potuto provare semplicemente perché non ho trovato giocatori collegati, ma mi riservo di darne un commento non appena riuscirò a provare anche questa modalità. Direi che per il momento è tutto e vi rimando come sempre alla scheda tecnica. Ciao a tutti!